Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma ora sentiamo per qualche secondo quella Giorgia Meloni di 14 anni fa, al suo esordio da ministro. Mi sento emozionata, ma credo che questo non dipenda, per la verità, dall'età. Insomma, il tema del primato personalmente non mi interessa particolarmente. Mi interessa, mi piacerebbe poter dimostrare che, come me e tanti altri, che a 30 anni si possono ricoprire gli incarichi importanti con la naturalezza, con la determinazione, con l'umiltà con la quale tanti ragazzi nella nostra società ogni giorno cercano di ritagliarsi uno spazio in questa società. Per la verità non ragiono in termini di provvedimenti singoli, mi piacerebbe disegnare un'idea sul futuro di questa generazione e da questo stabilire le priorità. È soddisfatta del numero delle donne in questo governo? Forse qualcuno ha detto che potevano essere di più. Sono sempre essere di più, comunque il peso specifico, nel particolare se noi consideriamo che oggi abbiamo due ministri con portafoglio donne su 12 a fronte dei due su 18 che vi erano nel precedente governo, è comunque un elemento a mio avviso rilevante. Poi certo, in termini di partecipazione femminile, noi come donne, voglio dire, ci piacerebbe sempre che potessero essere di più, anche se per la verità il ragionamento dei numeri a monte secondo me è in assoluto un ragionamento che non rende. Noi dovremmo partire dalle competenze, alle capacità e poi fare in modo che tra queste competenze e queste capacità risultino anche delle donne. Domande sull'estetica, domande sul modo di vestire. Stamattina molti mi hanno chiesto come si vestirà e io ho detto che considero questa una forma di discriminazione nei confronti delle donne, chiedere come si vestiranno.